stato l'ultima volta che l'hai usata? In realtà non ho mai fatto incantesimi con questa bacchetta. Ti voglio bene. Uffa, non serve a niente. Vorrei tanto riavere la mia vecchia Wondi. Oh, è arrivato Gastone. Lui potrebbe darci una mano. Giusto, Gastone, va subito a prendere Wondi. Prendila, Gastone, prendila. Di-di-dam-dam-dam-di-du. Di-di-dam-dam. Gastone, fai piuttosto di fretta oggi. Portando Wondi. La bacchetta Saggia 3000 dovrebbe essere una bacchetta molto speciale, ma in realtà non fa proprio niente. Beh, può darsi che sia rotta. A me non sembra affatto rotta. Ti voglio bene. Di solito dice anche altre frasi? No, sempre queste due. Tu sei la mia migliore amica. Appunto. A dire il vero è un po' noiosa. Già, quella vecchia non parlava mai, semplicemente... Oh, ma è Wondi! La mia vecchia bacchetta! Vieni qui, Gastone! Ciao, Wondi! Urrà! Oh, piccolina, sono così contenta di averti qui! E ora scendiamo subito da questa torre! Puoi dirlo forte! Fiu! D'ora in avanti userò sempre la mia vecchia bacchetta! Ah, principessa Holly, dimmi un po', come ti sei trovata con la bacchetta magica 3000? Male, è rotta! Davvero? Ti voglio bene! Però a me sembra che funzioni perfettamente. Sì, ma non riesci a fare nessun incantesimo! Esatto, è proprio questa la caratteristica speciale di cui ti parlavo. Non fa magie! Da questa parte allora! Wow! Sappiano dove stanno andando! Non mi ero accorta che corressero così veloce! Forse hanno sentito l'odore di qualcosa che a loro piace! Ma che cosa? Coraggio, Elfi! È arrivato il momento di caricare i cavoli sul camion! Questo è un raccolto eccezionale! Sì, siamo riusciti a tenere alla larga tutti gli animaletti nocivi quest'anno! Niente pidocchi! Per fortuna niente bruchi! E, cosa più importante di tutte, nessuna... Lumache! Allarme lumache! Allarme lumache! Di mangiare! Svelti, caricate i cavoli sul camion degli elfi! Molla, lascia andare la mia foglia di cavolo! Salvate tutti i cavoli! Stop! Ma che cosa ci fanno qua tutte queste lumache? Noi stiamo imparando a cavalcarle! Presto, sbrighiamoci! Trapogliamoli, viva presto! Va fatto bene, mangiano troppo in fretta, non riusciamo a salvarli! Una catastrofe! Stop! Stop! Oh, oh, oh! Siete delle vere canaglie, lumachine! Lumachine? Si sono mangiate la metà dei nostri cavoli! Visto che coltivate dei cavoli così gustosi, che cosa vi aspettavate? Ma... Bambini, vi siete divertiti a cavalcare oggi? Sì! Mille grazie, Miss Jolly! È stato un piacere e adesso mi sento in dovere di dire un bel grazie ad alta voce al signor Elfo per aver regalato alle lumache un ottimo pranzo! Anche per me è stato un piacere! Mi sto annoiando a morte! Stai cercando di rilassarti, tesoro? Non posso! Devo fare qualcosa subito! Ma allora non si rilasserà! Funziona così per me! Io mi rilasso soltanto se sono molto occupato! Ho trovato! Forse potrei esplorare l'isola e quindi scoprire quanto è grande! Tu pensi che ci sia qualcun altro su quest'isola? No, figurati, non credo proprio! Delle impronte, guarda! Oh, allora c'è davvero qualcuno che vive qui! Sì, una bestia selvatica! Avanti, seguiamo le impronte che ha lasciato e troviamola! Va bene, ma dobbiamo fare attenzione! Le bestie selvatiche sono pericolose! Le impronte finiscono qui! C'è
C'è qualcosa lì dentro! La bestia selvatica! Guardate, Gastone! Come hai fatto ad arrivare qui? Che cosa? Ti sei nascosto sull'aereo e poi hai raggiunto l'isola senza che ti vedessimo! Bravissimo, Gastone! Vi avevo detto che non volevo animaletti! Però lui può esserci d'aiuto, papà! Gastone, ci serve del cibo! Sei capace di trovarlo? Lui è bravissimo a sentire l'odore del cibo! Oh, una noce di cocco! È enorme! Sì, basterà per sfamarci e dissetarci per settimane! Bravo, ben fatto, Gastone! Allontanatevi! Urrà! Dopotutto, la vacanza non è poi così male, bambini! Ho deciso che chiamerò questo posto l'Isola degli Elfi! Bene, Holly, ormai sono via da un sacco di tempo! Sento la loro mancanza! Sì, anch'io! Oh, che cos'è quello? È un messaggio in una bottiglia! Oh, è da parte di Ben! Ha scritto... Bloccati su un'isola deserta? Papà annoiato, salvateci subito! Vacanza andiamo sul pianeta Bong! Vacanze, stiamo arrivando! Questa in realtà non è una vacanza! Adesso si parte! Mi raccomando, tenetevi! Potrebbe esserci uno scossone! Ma che tipo di scossone? Oh! Che sta succedendo? Perché stiamo fluttuando? Perché non c'è forza di gravità nello spazio! Non veniamo attratti verso il basso! Scusate, ho dimenticato di accendere il motore che genera la forza di gravità! Guardate quante bellissime lucine colorate! Ammirate tutti la grandiosità e la supremazia della tecnologia aliena! Dov'è la toilette? Noi alieni non andiamo alla toilette! È davvero incredibile! Sono talmente più avanti di noi che ormai non hanno neanche bisogno di andare alla toilette! E se mi viene voglia, come faccio io? Dovevi andarci prima di partire! Forse ce ne sarà una sulla spiaggia? Ci sono le spiagge sul pianeta Bong! Il pianeta Bong è fatto soltanto di spiagge! Wow, solo di spiagge? Sì! Fa molto caldo e splende sempre il sole! Adesso vi andrebbe di mangiare qualcosa? Sì, grazie! Questa macchina può preparare qualsiasi cibo o bevanda che desideriate! Posso avere un'aranciata, per favore? Certo! È squisita! Posso avere un sandwich al burro di arachidi, banana e prosciutto? Certo! È sorprendente! Può fare anche la gelatina? No! Crea qualsiasi cibo che esista in tutto l'universo, ma non la gelatina! Ed è un vero peccato, perché a me piace da impazzire! Tranquillo, posso farla apparire io! Tata Susina! Cosa? Un po' di gelatina non farà del male a nessuno! Gelatina magica, grazie! Oh, ma qui ce n'è troppo poca! Io voglio mangiare tantissima gelatina! Ok, gelatina magica allora! Ancora, ancora, ancora! Inondazione! Oh! Non è molto comoda, o sbaglio? No, è questo il problema con le sedie che camminano. Ultimamente mi sono anche dato al giardinaggio. Giardinaggio? Sembra relativamente innocuo. Sapete, mi sono chiesto... Perché un tulipano ha solo le foglie? Perché non ha le mani? O magari i piedi? E gli ho dato un cervello! Padrone! E anche una voce! Padrone! Che ne pensi dei miei esperimenti di giardinaggio? Questo non è giardinaggio! Questo è un abominio, Victor! Papino, che cos'è un abominio? Questo tulipano! Io tengo moltissimo ai miei hobby! Rane! Un giorno mi sono chiesto perché una rana dovrebbe avere solo due occhi, perché non 10 o magari 23. Oh, adesso basta, mio caro. A loro non importa niente dei tuoi hobby. Hai ragione, sono davvero imperdonabile. Questa è la tua festa, mia cara, e io ti ho preparato una fantastica sorpresa. Qual è la sorpresa? Io non lo voglio sapere. Tutti sulla cima della torre!
Nonna Cardo adora guardare le stelle. Oh, sì, le stelle sono bellissime. E così mi sono chiesto, perché le dobbiamo guardare da qua giù, sulla terra? Perché non ammirarle da lassù, nel cielo? Wow, la torre si è trasformata in un razzo! Le stelle non sono meravigliose, nonna! E come se lo sono, mia cara! Molto belle. Papà, come si fa a atterrare questo coso? Non ne ho idea, figliolo. Questa è magia. Non devo certo sapere quello che sto facendo. Magari non ne saprò molto della vostra magia, ma un razzo non ha alcun segreto per me. Darà una festa di compleanno degli elfi e delle fate. Fantastico! Ho sempre sognato di andare a una festa di compleanno dei bambini grandi. Sì, anch'io. Come ci vestiamo? Ci vestiamo come sempre. Dopotutto noi siamo elfi e fate. Il problema è che purtroppo i veri elfi e le vere fate non sono invitati. Sì, ci saranno soltanto dei bambini grandi vestiti con dei costumi da elfi e fate. Lucy, qual è il problema? Oh, mamma, io ci tenevo tanto che Ben e Ollie venissero alla mia festa. Va bene, allora falli venire. L'importante è che nessuno li veda, soprattutto tuo padre. Fantastico! Grazie, mamma! Vado a dirglielo! Ricordati che l'invito è valido solo per Ben e Ollie! Ben! Ollie! La mamma ha detto che potete venire alla festa, per fortuna! Urrà! Grazie tante, Lucy! Così faremo delle magie! E parteciperemo ai vostri giochi! Sono stati invitati soltanto Ben e Ollie. Quindi tu non vuoi che veniamo anche noi? Ma certo che voglio! Siete tutti invitati, non ci sarà nessun problema! Urrà! La cosa importante è che gli altri non vi vedano, soprattutto mio padre! Ve lo promettiamo! E adesso mettiamo le ali! Così sembri una vera principessa delle fate! Lucy, sono arrivati i tuoi amici! Oh, perfetto! Tanti auguri di buon compleanno, Lucy! E mi piacciono le tue ali da fata! E a me piacciono le tue orecchie da elfo! Me le sono fatte da solo! Ecco i palloncini, teneteli stretti, se no voleranno via! Divertiti, verrò a riprenderti più tardi quando la festa sarà finita! Sono entrati! Via libera, ragazzi! Divertitevi! Verrò a riprendervi quando la festa sarà finita! Ciao! Caspiterino, ci siete tutti! Benvenuti! Ecco un palloncino! Tenetelo stretto, se no volerà via! Wow! Svelti! Aggrappatevi tutti! Ora tieniti forte alle sue antenne! Spingile avanti per partire! E poi spingile indietro per volare! Whee! Non spingerle troppo indietro, farai il giro della morte! Wow! È stato molto divertente! Posso vedere le vostre case? Ma certo! Vuoi vedere l'interno del grande albero degli elfi? O del piccolo castello? O venire a casa mia? Dov'è casa tua, Fragolina? Io e Violetta viviamo nel villaggio delle fate. Oh, mi piacerebbe visitare il villaggio delle fate. D'accordo, seguitemi. Siamo arrivati, ecco il villaggio delle fate. Wow, e vivete dentro a questi funghi velenosi? Sì, una volta vivevamo dentro a funghi commestibili, ma la gente grande li raccoglieva. Nessuno mangia i funghi velenosi. Non c'è la porta d'ingresso? Sì che c'è, è una porta magica. Prima devi bussare 3 volte. Poi girare su te stessa e dire apriti sesamo. Visto? Buongiorno a tutti! Buongiorno! Ciao, paparino! Il mio papà è il sindaco delle fate! Sì, e sei arrivata giusto in tempo per la riunione! Quale riunione? Riunione straordinaria! Riunione straordinaria! Come vostro sindaco ho indetto una riunione straordinaria perché c'è della gente grande nel nostro prato! Due adulti, una bambina e il loro cane stanno facendo un picnic! Come tutti voi sapete, la gente grande è molto pericolosa! Può dirlo forte, hanno addirittura calpestato mio nonno! E hanno mangiato la mia casa! Quindi dobbiamo fare attenzione e se qualcuno di voi vede la gente grande, suoni subito l'allarme!
come una di loro. Cosa? Dove? Chi? Io sono una di loro. La gente grande è qui, suonate l'allarme. La gente grande. Oh, a loro non piaccio. Non preoccuparti, Lucy, non è colpa tua se fai parte della gente grande. Ora comunque fai parte della gente piccola. Io posso fare quello che voglio, sono stata io a portare il freddo. Ah, secondo me non fa poi così freddo. No, guarda, non indossiamo nemmeno i guanti. Oh, davvero? Posso abbassare ancora la temperatura se preferite. Ora fa del tuo peggio, non fermerai mai l'uomo elfo e la ragazza fata. Vedremo come andrà a finire. Ben, è ora di pranzo. Oh, devo andare subito. La mamma mi ha fatto la pizza oggi. La pizza! Possiamo venire anche noi? Possiamo, prego. Va bene, siete tutti invitati a mangiare la pizza. Eccoti a casa, stavo cominciando a preoccuparmi. Il tempo è un po' pazzo. Mamma, ho invitato i miei amici a mangiare. Va bene per te? Sì, ma certo. Noi siamo dei supereroi. E dei super malvagi. Divertente. La volete la pizza? Sì, grazie. Non abbiamo molto tempo. Io devo dominare il mondo oggi. Ebbene, io dobbiamo salvarlo invece. Oh, ottimo. È importante che siate in forma allora. Qual è il modo migliore per dominare il mondo? Tu puoi decidere di far nevicare, sei la regina del ghiaccio. Sì, magari lo farò. Grazie, ragazza fata. Coraggio, è ora di continuare il gioco. Noi andiamo nel nostro nascondiglio segreto. E anche noi. Ciao. Ciao. Allora comincerò a far nevicare adesso. Nevica, 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 nevica. Ma è assurdo, sta nevicando e siamo in luglio. Oh, ma questo è veramente ridicolo. Vecchio saggio elfo, c'è una cosa che devi vedere. Ah? E che cos'è? Vieni insieme a me, te la mostro subito. È ancora molto lontano, io sto congelando. Ecco, è qui, guardate. Che cosa sta succedendo? Scusate, ma dove siamo? In questo punto c'è il confine del piccolo regno e la neve, come vedete, si ferma qui. Nevica? Non nevica più. Nevica? Non nevica più. Nevica? Sì, grazie, signora elfo, abbiamo capito. Nonno, siamo quasi arrivati. No, Ollie, dobbiamo superare le radici delle piante, i tubi di scarico, le caverne dei ragni giganti. È un lungo viaggio fino al centro della Terra. Quindi all'incirca quanti gradini mancano? 48 milioni di trilioni di migliaia. Oh no, i piedi cominciano già a farmi male. Ecco perché ho fatto installare questo ascensore. Apertura porte. Tenetevi forte, mi raccomando, l'ascensore scende piuttosto velocemente. Chiusura porte. Discesa. Oh, il mio stomaco! È divertente! E come? Centro della Terra. Apertura porte. Eccoci qua, al centro della Terra. È enorme questa caverna! Piena di alberi e funghi giganteschi! Già, è proprio come in TV. Beh, forse manca qualcosa. I dinosauri. Eccone uno. Oh. Vedete? La televisione non sbaglia mai. Ma adesso che siamo qui, come troviamo la signora Fotheringill? Gastone può annusare le sue scarpe. In questo modo riuscirà a trovarla. Geniale, Ben. Trova la signora Fotheringill. Bravissimo, Gastone! Chissà quando incontreremo la tribù perduta. Tribù perduta? Oh, che sciocchezza! Wow! Guardate là! La tribù perduta! Ve l'avevo detto! Ci sono elfi e fate proprio come noi! Dove andate? Chi transita qui per le nostre terre? Viaggiatori provenienti dalla superficie della Terra Maestosa. Vi do il benvenuto, abitanti della superficie. Noi vi ringraziamo, oh potente signore del sottosuolo. Tata, perché stanno parlando in quel modo strano? In televisione parlano così. Lasciate che vi porga i miei omaggi. In realtà siamo venuti a cercare la signora Fotheringill. Ah, quella che noi chiamiamo Maestra. È sorvegliato da una bestia feroce. Oh! La scuola sta iniziando. Andiamo di casa.
bene, è ora di iniziare. Fate silenzio. Lucy, per favore, puoi dare da mangiare al criceto Fluffy? Sì, signorina Biscotto. Oh, guardi cosa ho trovato! Il tesoro pirata giocattolo della vasca del pesce. Come sarà finito nella vasca di Fluffy? Magari è un pirata che l'ha messo lì. Ma rimettiamolo a posto, d'accordo? Così era sorvegliato da una bestia feroce. Ma certo, il criceto Fluffy! Ecco, è tornato al suo posto. Stia tranquillo, Capitan Spigola. Quello rimane il miglior nascondiglio possibile. Ma voi lo conoscete adesso? Noi non lo diremo a nessuno. Lo giurate? Certamente, sull'onore dei pirati. Ma Barbarossa, sbaglio, ha detto che i pirati non hanno onore in realtà. Sì, ti ringrazio, Holly. Di questa cosa ne parliamo magari più tardi, Per adesso mettetevi la mano sul cuore e dite sull'onore dei pirati! Sull'onore dei pirati! Tutti a bordo! Tagliamo la corda prima che ci scoprano! Ma questa nave vola! Sì! Tutti i migliori pirati hanno una nave volante! E adesso iniziamo la lezione! Signorina Biscotto, guardi! Una nave pirata volante! È dietro di lei! Ah, sì, certo, bambini. Ora fate i bravi, per favore. Ciao, Holly. Ciao, Ben. Che ci fate qui a scuola? Te lo spieghiamo dopo. Si torna a casa. Salpiamo. Piccolo regno, stiamo arrivando. Per stavolta l'abbiamo scampata. Già, è stata una grande avventura. E per noi, elfi pirata, non esiste niente di meglio. Evviva l'avventura! Ben e Holly. Io sono Yasmin. E io sono Katie. Il tuo costume da fatina è una meraviglia. Grazie. Dove abiti, Holly? In un castello delle fate. Un castello delle fate? Dici sul serio? Holly! Volevo dire che abito in una casa. E tu dove abiti, Ben? Io vivo in un albero. In un albero? Voglio dire, in un condominio. Noi lo chiamiamo l'albero. Sai, anch'io vivo in un condominio. Noi lo chiamiamo condominio e basta. Mi piace molto il tuo costume da elfo, specialmente le orecchie. È vero, sono belle. Ma è una festa in maschera? Venite, ragazzi, giochiamo a palla. Katie, prendila. Ora tu, Yasmin. Ora tu, Ben. Oh, l'ho lanciata troppo lontano. Non preoccuparti, la prendo. A correre davvero veloce e a saltare molto in alto. Certo che so farlo, io sono un elfo. Ben, ma voglio dire, ci riesco perché mi tengo in forma. Holly, anche tu lo sai fare. No, però so volare. Holly, ricordati che tu non sai veramente volare. Oh sì, e poi so fare magie. Magie? Mi piacciono tanto i trucchi di magia. Su, facci vedere qualcosa. Sei sicura di saper fare le magie, Holly? Sì, certo. Ne sei davvero sicura? Sì, pallina pallona. Wow! Holly, hai appena dimostrato che non siamo normali gente grande. Oh, scusa. Questo trucco è eccezionale. Ma come hai fatto? La palla è truccata, vero? Questo è un segreto, mi spiace. E un mago non rivela mai i suoi segreti a nessuno, è la regola. Oh. Lucy, si torna a casa. Salve. Salve, signora strega. Ascolti, non c'è tempo per spiegare, ma ora dovrà far finta di non essere una strega. Va bene, e cosa sarei? Lei è solo un'anziana dolce signora. Ok. Stanno arrivando. Ricordi, è solo un'anziana dolce signora che non farebbe male a una mosca. Ok. Buongiorno. Non sono una strega, sono un'anziana dolce signora che non farebbe male a una mosca. Beh, sono felice di saperlo. Io sono la signorina Biscotto. E io la signora strega. Quindi il suo nome è signora strega? Sì, ma non sono una strega. Sono una dolce anziana signora che non mangerebbe mai una mosca. Fantastico. Sa dirci come arrivare al lago? Sì, dovete solo seguire quel sentiero attraverso gli alberi. Non potete sbagliare. Quello che indossa non ha un cappello da strega? Sì, ma non sono una strega. Ma ha detto che il suo nome è signora strega? Sì,
e sua signorina Biscotto, anche se lei non è un biscotto. A proposito di biscotti, se per caso volete fare merenda, prendete una tegola del tetto. Sono fatte di pan di zenzero, prego. Grazie, signora strega! Ciao! Arrivederci! Sono stata brava, non sospettano di niente. Ma adesso stanno andando al lago! E lì è dove Barbarossa, l'elfo pirata, ha ormeggiato il suo veliero! Dobbiamo avvertirlo! Pronto? Qui parla Barbarossa, l'elfo pirata! Ascolti attentamente! La gente grande ora sta venendo da lei! Sì, li sento e non ho tempo per nascondermi! Faccia finta di essere un giocattolo! Ok, ricevuto! Sono un giocattolo! Ecco il lago! Ho trovato una barchetta giocattolo! E c'è anche un bambolotto! Oh, quello è Barbarossa! Oh, e chi sarebbe? Voglio dire, il bambolotto alla Barbarossa! Siamo arrivati! Ecco il pianeta Bong! Wow! Il pianeta Bong è ricoperto di sabbia! E fa caldo! Perfetto per una bella vacanza! Stiamo andando nel suo interno! Sono di nuovo a casa, amici! E ho portato con me Mister Furbizia! Che salverà il nostro pianeta! Ed ecco il grande capo del pianeta Bong! Lui è qui per festeggiare l'arrivo di queste persone così importanti! Buongiorno! È minuscolo! Sì! Qui sul pianeta Bong più invecchiamo e più diventiamo piccolini! Buongiorno! Chi è stato? È qua giù, paparino! Oh, buongiorno! Buongiorno! Salutatelo tutti, forza! Il nostro grande capo è piuttosto anziano e vi assicuro che per voi è un grande onore avere la possibilità di conoscerlo! Dai, salutalo, Gastone! Buongiorno! Cattivo, Gastone! Non si fa! Sputa subito il grande capo! Ci dispiace terribilmente. Purtroppo non è stato addestrato. Già! Visto che siete nostri ospiti, la banda suonerà un brano per darvi il benvenuto! Cos'è questo rumore assordante? Quando cominciano a suonare la melodia? Quello che sentite è il nostro inno nazionale! Splendido! È così armonioso! Zyros, mi spieghi perché vivete sottoterra? Una volta il pianeta Bong era ricco di vegetazione! C'erano piante e fiori dappertutto! Era bellissimo! E i suoi abitanti erano felici! Ma poi il pianeta ha cominciato a morire, purtroppo! Il caldo è soffocante! Non si può stare in superficie! Oh, sono un po' confuso. Le rose sono alte! Il cielo grande più del mare! Ma come si fa a mescolarli? Non è possibile, è una cosa assurda. Ecco perché è un indovinello, dolcezza. È un enigma che dobbiamo risolvere. Le rose sono rosse e il cielo è blu. Mescolando i due colori si ottiene il viola. Il tesoro deve essere sepolto sotto il fiore viola. Ah, molto bene, i miei complimenti. Avanti, Ben! Scaviamo per cercare il tesoro! Certo! Gli elfi sono imbattibili a scavare! E noi siamo elfi! Scavo, 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 scaviam tutti insieme! Scavo, 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 scaviam... Oh! Che cos'è? Un'altra mappa! È giusto! Non si può certo trovare un tesoro con un solo indizio! Perché no? Perché non sarebbe divertente, mia piccola sirena? La X è segnata sulla tana di Gastone. Andiamo! Ciao, Gastone! Siamo qui perché potrebbe esserci un tesoro dei pirati dentro la tua tana. Pensate che un tempo vivevo qui molte lune or sono, probabilmente prima che tu nascessi, Gastone. Mi piace come hai sistemato questo posto. Signor Barbarossa, che cosa dice l'indovinello? Ah, sì, l'indovinello.
sono ricoperto di pallini e sotto il materasso troverete l'indizio che condurrà il vostro passo. Ricoperto di pallini? Che cosa sarà? Gastone ha molti pallini sulla sua schiena. Papà dice che le rane devono stare nell'acqua, quindi trasformerò il cortile in una piscina, ma certo! Non avremo più bisogno di questa porta. Ciao, ciao, porta! Bene, ora è il momento di riempire d'acqua il cortile. Acqua, acqua, sali, sali, su! Ecco fatto, Ranocchio, avete l'acqua adesso! Una bella sorpresa per papà! Che strano! Dov'è finita la porta? Quando siamo usciti c'era! Nessun problema! La farò riapparire! Oh, oh no! Scusate, Ranocchie! Oh, Riccardo! Questa è opera tua? Certo, papà! Hai detto che alle rane serviva l'acqua, così ho fatto una piscina tutta per loro. Questo è troppo! Devi portarle via subito! Oh. Via, Ranocchie! Ciao! Oh. Ciao, Holly! È tutto ok? No! Papà ha detto che devo rimandare le mie rane nello stagno, ma loro non se ne vanno! Ci serve subito un piano intelligente per convincerle a spostarsi. Gli elfi sono bravi nel fare i piani. E io sono un elfo! Quale sarebbe il piano intelligente? Giocheremo alla cavallina. Tu salti sulla mia schiena e io salto sulla tua. Opla! Opla! È bello, ma a cosa serve? Opla! Opla! Guarda! Ci stanno seguendo! Opla! 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 Siamo arrivati! È lo stagno! Bel lavoro! Non andare a letto se il fuoco acceso resta. E non andare a letto se hai una carota sulla tua testa. È divertente! Ben, Holly, andate nella tenda a dormire. Signor Gnomo, se ne torni a casa sua. Ma ci stavamo divertendo. Il campeggio degli elfi non è divertente. Ragazzi, si va a letto alle 6, non a metà della notte. Oh, oh, conosco una canzone che parla proprio della notte. Vi piacerebbe ascoltarla? No! D'accordo, lo prenderò come un sì. Quando notte si farà, una stella brillerà. Tumpi tumpi tu, timpi timpi ti, dubi dubi du, dibili dibili di. Tutti insieme adesso. Tumpi tumpi tu, timpi timpi ti, dubi dubi du, dibili dibili di. È ora di andare a dormire! È stato un piacere conoscerla, signor Gnomo, ma adesso dobbiamo proprio andare a dormire! Oh, certo! Lo capisco, una buona notte di sonno è molto importante! Tumpi tumpi tu, timpi timpi ti, dubi dubi du, dibili dibili di, tumpi tumpi tu! Basta! Silenzio! Vuole che faccia silenzio? Esatto! E se ne vada! Subito! Vuole che me ne vada subito? Sì! Immediatamente! Oh, oh, buonanotte! Ci vediamo domani mattina! Il signor Gnomo è molto divertente! È solo uno sciocco! Già, è davvero un po' sciocco! Buonanotte a tutti quanti! Buonanotte! Oh, e lo gnomo! È ritornato per mangiarci la colazione! Oh, è una talpa! Oh, sta mangiando il nostro bucato! Shock. Ciao, Ben! Ciao, ciao, Gastone! Ciao, Holly! Oh no! Pippin è scappato! Oh, quanto mi dispiace! Questo è terribile! Che peccato! Pippin! Pippin! Abbiamo perso Pippin!
Che notizia tremenda, che tristezza! Pippin se n'è andato! Se n'è andato per sempre! Aspettate, Riccardo! Io posso far tornare il criceto! Oh, non ti devi preoccupare, Ben! Non c'è nessun problema! Gli elfi sono bravi a far ritornare i criceti e io sono un elfo! Sei pronto, Gastone? Pippin è tornato a casa, Riccardo! Adesso è di nuovo al sicuro! Ah, ti ringrazio, Ben! Chiudiamo il cancello subito, prima che Pippin scappi di nuovo! Non dovrebbe andare a dormire? Forse quando sarà stanco. E dimmi, come possiamo farlo stancare? Chiediamolo al vecchio saggio elfo! Lui di solito sa sempre tutto quanto! Sì, pronto? Qui parla il vecchio saggio elfo. Come possiamo far stancare un criceto? Un criceto? Ah, il cucciolo di Riccardo, un criceto, dobbiamo farlo stancare. Ah, ho capito! Quello che vi serve è una grande ruota. Una ruota? E che cosa ce ne facciamo? Aspetta e vedrai. Vi raggiungo subito, Tata. Buongiorno, Riccardo, ditemi, dove avete nascosto il vostro criceto? Il mio criceto? Pippin, vieni qui! A Pippin piaci molto! Oh, grazie, ne sono lusingato! Fate subito entrare la grande ruota! D'accordo! Accidenti, chi vuole metterla qui dentro? Ma è orribile! Cosa non si fa per il proprio cucciolo? Non è vero, Riccardo? Non è... Mi piaci molto! È attratto dal tuo odore! È attratto dal mio fascino! Oh! Avete portato i vostri amici dal paese delle fate! Questo non è il paese delle fate! Questo è il piccolo regno! Caricate il camion degli elfi! Ricevuto! Alzo, alzo, alziamo tutti insieme! Prendo al volo, carichiamo insieme! Ma che cosa vi serve quella roba? La usiamo per fare i giocattoli! Che bello! Io adoro i giocattoli! Ma che cosa ve ne fate di tutta quella roba puzzolente? Ne facciamo un ottimo concime per la fattoria degli elfi! All'albero degli elfi! Scarichiamo il materiale per la fabbrica degli elfi immediatamente! Albero, il tronco è pieno di piccole finestre. Mi chiedo se ci siano delle altre fatine dentro quest'albero. Oh! Non ti preoccupare, mamma! È soltanto la nostra amica Lucy! Oh, allora, piacere di conoscerti, Lucy! Piacere mio! Un piccolo regalo per ricordarti la tua visita al piccolo regno. È il nostro ultimo giocattolo, appena uscito dalla fabbrica. Wow, grazie! L'avete fatto con la mia immondizia! Certo, ecco perché vi siamo molto grati quando mettete i vostri rifiuti nella grande torre degli elfi. La grande torre degli elfi? Che cos'è? Il bidone dei rifiuti. Oh, prego! E grazie per avermi mostrato casa vostra. Ho sempre pensato che le fate vivessero nei castelli. Per l'ultima volta, noi non siamo fate, noi siamo elfi! Io vivo in un castello, Lucy. Vieni a vedere. Oh, è un vero castello delle fate. Oh, qua giù è tutto così bello. Guarda! Dove? Che cosa c'è? È la nave di Barbarossa! Per la barba di Nettuno, hai ragione! Che occhio, bravo Ben! Oh, per un attimo ho temuto che avessi visto il grande e grosso Barry. Oh, ora potrò riavere il mio tesoro! Recuperiamolo e torniamo su! Qua giù non mi piace per niente. Oh, è fantastico! Tutti quei pesci, quei fiori! E guarda quella grande nuvola sottomarina! Non esistono nuvole sottomarine! Di cosa parli? Per mille bucanieri bucati, quello è un pesce! È così grande! E sembra cattivo! È forse Barry? Oh sì! È il grande grosso Barry!
Sta nuotando verso la sua nave, capitano Barbarossa. Oh, gelo! Se la sta per mangiare. No! Il mio tesoro! Avete visto anche voi? L'ha ingoiata in un boccone, come un acino d'uva! Oh, ma che peccato! Possiamo andare a casa? No, assolutamente! Non abbiamo preso il mio tesoro! Ma non possiamo farci nulla, capitano! Non avrei mai pensato di dirlo, ma la tata ha ragione! A meno che non voglia entrare nella pancia di Barry per riprendersi il suo tesoro, direi che questa avventura è finita! Ha ragione, mia zuccherosa frittella! Ci riporti a casa! Sì, capitano Barbarossa! Chi ha spento la luce? È diventato tutto buio! Dove siamo finiti? Oh, saremo entrati in una grotta. Il signor Elfo chiacchiera invece di guardare dove va. Eravamo fermi. Beh, siamo in uno strano posto, su questo non c'è alcun dubbio. E mi taglio la barba se non c'è odore di pesce qui dentro, e anche molto forte. Accenda le luci, signor Elfo! Agli ordini, capitano! L'odore è ancora più forte! C'è una gran puzza! Già? Dove siamo? Guardate! La mia nave! Questa bella scimmia ha più di un centinaio di anni, ve l'assicuro! E questo pagliaccio di anni ne ha almeno più di 200! A quanto pare sono stati costruiti alla fabbrica degli elfi da qualcuno chiamato il vecchio saggio elfo. Noi conosciamo il vecchio saggio elfo. Voi conoscete il vecchio saggio elfo? E com'è? Raccontatemi. È molto saggio. È vecchio. Ed è un vecchio molto brontolone e molto poco saggio. E questo è il mio giocattolo preferito. È una ruota panoramica che va a molla. Ma sfortunatamente si è rotta. Non vi preoccupate, io posso aggiustarla. No, non credo proprio. Deve essere riparata solamente da un vero esperto. Ma gli elfi sono dei veri esperti. E io sono un elfo. Posso aiutarti anch'io, Ben? Oh, non toccate! Questi giocattoli non dovrebbero essere toccati dai bambini. Ma dobbiamo toccarlo per poterlo riparare. Va bene. Fatto! Adesso funziona! Ci siamo fermati! Io voglio girare ancora! Oh sì, ancora! Forza! Va bene! Venire a trovare il re e la regina Calendula non è stato noioso per niente! Anzi, al contrario, si sta rivelando divertente! C'è! Vai così, Ben! Corri veloce! Le mie orecchie sono molto delicate! Scusami, vecchio saggio elfo! Bravissimo, bello! Parla di elfo! È il vincitore! Urrà! Oh no! Ben è arrivato ultimo! Oh, perbacco! So che gli elfi ci tengono moltissimo a vincere le gare. Ma perché hai gridato in quel modo, Holly? Stavo solo cercando di aiutarti a vincere. Io stavo vincendo, ma sentirti gridare così forte mi ha deconcentrato. Mi dispiace, Ben. Non ti preoccupare, non tutto è perduto, potrai vincere la prossima gara. A tutti gli atleti, siete pregati di prepararvi per la prossima gara. Il salto in alto! Tu sei molto bravo nel salto in alto! Sarà una passeggiata, vedrai! Lo spero tantissimo! È quello che spero anch'io! Non è piacevole un elfo arrabbiato! La prima atleta in gara è Lizzy l'elfo! Urrà! E adesso tocca al campione in carica di salto in alto! Ben l'elfo!
buona fortuna, Ben! Sì, so che puoi farcela! Opla! Hurra! Per fortuna, ho temuto che non ce la facesse. Ecco un altro salto spettacolare! E adesso il nostro ultimo atleta in gara! Parla, Mirella! Mi dispiace molto, Barnaby. Sono rimasti solo due atleti a disputarsi la vittoria per il salto in alto. Spero tanto che Ben non faccia cadere l'asticella. Se non la metteranno troppo in alto, sono sicura che ce la farà. Oh, per Bacco. Lizzy, l'elfo! Forza, Lizzy, salta più che puoi! Certo! Hocus pocus padabadu! Proviamo! Vorrei un biglietto d'auguri! Per favore fate presto! Funziona! Cosa fate, sciocchi pennelli? Ora farò un altro incantesimo e voi sarete costretti a sbrigarvi. Vai, forza, via, lesto. Voglio un biglietto d'auguri, fallo presto. Oh, ho perso il controllo. Tata! Ecco il tè, Vostra Maestà. Vi serve altro? No, ma pure! Tata! Aiuto! Povera me! Vento del nord, soffia ora! Formula blocca magia, ti ordino di agire ancora! Ti ringrazio, Tata! Sei riuscita a fermarli! Sì, certo! Però ho dovuto bloccare tutta quanta la magia nell'intero castello! Oh! Avanti! Buongiorno, principessa Holly. Guarda che io non sono la principessa Holly. Per oggi dovrai chiamarmi regina Holly. Non ho tempo da perdere con questi giochetti. Sono venuta a prendere Ben, c'è scuola. Oh! Aspetta, Ben. Mamma e papà passeranno la giornata fuori e quindi dovrò occuparmi io di tutto quanto il regno. E questo è vero, tata Susina? Ecco, temo proprio di sì. Ho appena preso la mia prima decisione, è questa. Oggi Ben non sarà costretto ad andare a scuola. È un ordine reale. Ecco, è una decisione piuttosto strana. Non è tutto. In realtà nessuno sarà costretto ad andare a scuola oggi. Nessuno sarà costretto ad andare a scuola? Esatto, è un mio ordine, perché adesso io sono la regina Holly. Va bene, come desiderate, regina Holly. Oh, peccato! I bambini ci rimarranno molto male quando dirò loro la novità. Bambini, devo dirvi una cosa. La regina Holly mi ha appena informato che per oggi nessuno dovrà andare a scuola. Urrà! 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 Che confusione! Vi ringraziamo, generosa e saggia regina Holly. Silenzio! Oggi sarà un giorno di vacanza per tutti quanti voi, anche per le persone adulte. Persino per il vecchio saggio. E anche per tata Susina. Oh. A nessuno sarà permesso lavorare. È un mio ordine. E cosa dovremmo fare allora per tutto il giorno? Giocare e divertirvi. Esatto, dovrete giocare e divertirvi e anche essere molto felici. Ve lo ordino perché sono la regina.
avresti mai dovuto vederci. Chi siete voi? Io sono Holly e sono una principessa delle fate. Una vera principessa delle fate. Quindi hai le ali e usi la bacchetta magica? Sì. E lui è Ben, è un elfo. Ciao Holly, ciao Ben. Oh, ti ho scritto una letterina. Ti ringrazio. Oh, è così piccola. Si sente malissimo, vecchio saggio? Ma tata Susina, hai idea di che ore sono adesso? Non ti ho chiamato per sapere che ore sono. Siamo in una grande casa e la finestra è chiusa. Ho bisogno che gli elfi ci aiutino. Ho capito. E quanti elfi ti servono? Tutti quanti. Siamo entrati da quella finestra, però adesso è chiusa. Fatto, ve l'ho aperta. Grazie, Lucy. È stato bellissimo conoscerti, anche se non avremmo dovuto svegliarti, scusa. Non importa, ora farò finta di dormire. Ciao, ciao. Ho visto che avete svegliato la bambina. Non l'abbiamo fatto apposta, tata. Oh, non fa niente, tanto si svegliano sempre. Elfi in soccorso! Elfi in soccorso! Allora, dov'è questa finestra che dobbiamo aiutarvi ad aprire? L'avete appena attraversata. Ma questa finestra è aperta, non è chiusa. Sì, ci siamo arrangiati. Non ci serve più il vostro aiuto, scusa. Scusa? Hai appena trascinato fuori dai loro letti tutti quanti gli elfi del regno. Shh, silenzio! Non puoi abbassare la voce. Ma certo che posso! Gli elfi sono molto bravi ad abbassare la voce. E noi siamo elfi! No! Ed ecco perché non esistono elfi del dentino. Voi siete troppo rumorosi. Va tutto bene, Lucy. Abbiamo sentito un rumore. È tutto a posto. Sta dormendo. Potete uscire adesso. Era ora. Buonanotte, Lucy. Ci vediamo presto. Ciao, Ben. Ciao, Holly. Della colla, vernice, dei pennelli e brillantini. Oh, che bello! Prima devo mettere un tappeto, così non versiamo tutta la colla sul pavimento. Certo! E dobbiamo indossare dei grembiuli per non sporcarci i vestiti. E adesso? Adesso mettiamo insieme tutti i pezzi con la colla, in questo modo. Uno, due, tre! Vedi? Sono incollati! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Ecco fatto! È a posto! Urrà! Non sembra proprio come prima. Possiamo dipingerla? Sì! Così è meglio. Prima c'erano anche dei fiori. Sono bravissima a dipingere i fiori. Ecco fatto. Però me la ricordo un po' più scintillante. Possiamo usare i brillantini. Mi piacciono i brillantini. Sono così brillanti. Ecco fatto. Urrà! Credi che la tua mamma noterà la differenza? Può darsi. Forse dovremmo mettere degli altri brillantini. No, Ben. Abbiamo provato ad aggiustarla, ma non ha funzionato. Dobbiamo andare a chiedere un incantesimo a tata Susina. Ok, dai, andiamo dalla tata. Eccola la tata. Coraggio, chiedile un incantesimo. Possiamo sempre fare i castelli di sabbia! Già! Fatto! No! Non dovete scavare sulla luna! Farete arrabbiare gli alieni! Bli ble, bli bla bla. Hanno detto che adorano costruire castelli di sabbia! Fatto! 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 Io ho una gran fame! Già, anch'io! E
l'ora del picnic. No! Cestino magico, per favore. Alt! Magico? Tata Susina, non starai sventolando in giro la tua bacchetta? Non ho potuto portare la mia bacchetta. Non era permesso nella vostra sciocca missione. Ah, è vero. Comunque, il cestino magico non ha bisogno della bacchetta per funzionare. Esatto! Devi solo chiedergli quello che vuoi! Cestino magico, sulla luna t'imploro, facci dei panini al formaggio e pomodoro! Ip ip! Urrà! E adesso, come dessert, gelatina magica! Gelatina magica! Scusa, tata! Non vogliamo un'inondazione di gelatina. Oh, andrà tutto bene! Tata Susina, voglio che ti concentri molto attentamente su quello che stai facendo, è chiaro? Rilassati. Cestino magico, per favore, gelatina! Che sto facendo? Oh no! Ho dimenticato di dire non troppa! Ah, inondazione di gelatina! Tata, questa volta è davvero troppissima! Oh cielo! Ah, che succede? Succede che la tata ha riempito il mare della tranquillità di gelatina. Tata Susina, tutte le mappe della luna dovranno essere modificate. Il mare della tranquillità, a causa tua, è diventato il mare della gelatina. Scusa. Scusa? Gli alieni ora saranno molto arrabbiati. Subito il drago! Come vuoi. Cercavo solo di ravvivare un po' la festa. Metterò anche tutte le bacchette magiche degli adulti in biblioteca. Chiuso. Adesso è il momento del mio spettacolo. Urrà! Regina Cardo, prego, scegliete una carta. Oh, non fatemela vedere. Allora, che carta è? È un due di cuori. Ah, la vostra carta è un bel due di cuori. Questo è il peggior trucco che abbia mai visto in vita mia. A me invece è piaciuto. Come avrà fatto? Ora il mio prossimo trucco, che consiste nel trasformare me stesso in un topo. Oh! Forza, piccolini, dovrete aspettare dietro a questa porta. Ci vorrà un attimo. Ma come farà a trasformarsi in un topo? Mi metterò queste orecchie finte e questo naso e poi... Ma... Forse non è stata una buona idea chiudere i bambini in biblioteca. Perché? È la stessa stanza in cui avevi chiuso le bacchette magiche. Ah. Non vi preoccupate, il grande mago risolverà il problema. Mi vedranno trasformato in un topo e ne rimarranno sorpresi. Per quanto è brutto il travestimento, e quindi funzionerà. Guardate, bambini, mi sono appena trasformato in un bel... Topolino! Squeak! Wow, non è affatto male questo costume. I bambini hanno trasformato con la magia il vecchio saggio elfo in un vero topo. Squeak, qualcuno di voi può farmi per favore ritornare subito un elfo? No, non possiamo usare la magia perché qualcuno ha chiuso le nostre bacchette in biblioteca. Ah, già. Squeak! Oh, oh, buongiorno! Sono venuto a prendere mia nipote Ortica. Ecco, a dire il vero, la festa non è ancora finita. Ah, no? I bambini sono in biblioteca con dei pericolosi libri di magia. Hanno anche tutte le bacchette magiche. E hanno trasformato il vecchio saggio elfo in un vero topo. Squeak! Sembra una festa molto divertente. Ah! Un membro della gente grande! Oh, un autobus giocattolo! Ah! Ti prego, mettici giù subito! Oh! State tranquilli, lei è Lucy. È solo una piccola bambina. A me sembra una grande bambina. È vero, è un'enorme bambina. Ciao a tutti. Ciao a te, Lucy. Ma quante piccole fate. Ebbene, che tu sappia che io non sono una fata, sono un elfo. Anche tu hai le ali e puoi volare? Gli elfi non possono volare. Sai fare gli incantesimi? Gli elfi non possono usare la magia. Oh, e allora che cosa fate voi? Gli elfi fanno un sacco di altre cose. E noi siamo elfi! E noi siamo fate!
fate e mettete via le bacchette magiche. Alla fattoria non si devono usare gli incantesimi. Come puoi notare anche tu, Lucy, questo è un elfo piuttosto brontolone. Ah. Lucy, senti, da dove viene il latte? Puoi farcelo vedere tu? Noi vorremmo vedere anche le mucche. Ci potreste portare da loro? Certo, seguitemi. Queste sono le galline. Sì, le conosciamo e sappiamo anche che cosa fanno. Vero, bambini? Le uova! Esatto, Jake. Ciao, galline. Alcune fate e alcuni elfi sono venuti a salutarvi. Ovviamente le galline sono animali piuttosto stupidi e questo perché sono molto grandi. Ma anch'io sono molto grande e non sono affatto stupida. Scusami tanto, Lucy. Queste sono le pecore. Ah, è ovvio. E chi di voi sa dirmi che cosa ci danno le pecore? Le uova! No, no, le pecore ci danno la lana. Che cosa ha detto la pecora? La pecora ha detto beh. Ma cosa vuol dire beh, tata? Beh, vuol dire beh.